Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale I Caterpie. Quest'oggi analizzeremo un mazzo molto famoso, ma con una lista un po' particolare rispetto alle altre. Vi presento il Rayquaza Beakavolt. Non aggiungo altro, se non sigla. Ecco a voi la lista di cui vi avevo anticipato prima, andiamo subito a vedere com'è composta. Per quanto riguarda i Pokémon, i protagonisti sono sicuramente il Rayquaza GX, con l'abilità quando entra in gioco possiamo scartare le prime tre carte al nostro mazzo. Se lo facciamo possiamo assegnargli un'energia base dalla pila degli scarti direttamente a lui. Con l'attacco 30 per il numero di energie erba e elettro assegnate a tutti i miei Pokémon. Questo ci permette di fare in maniera esponenziale un numero di danni sempre più alto e sempre più forte. Anche un GX, Tempest GX, che con una sola erba dice scarta la tua mano, poi pesca fino ad avere 10 carte. Nelle situazioni disperate in cui proprio non abbiamo niente, questa carta può arrivare davvero in soccorso. Il Beakavolt con l'abilità dice cerca nel mazzo un'energia erba e un'energia elettro e assegnale ai tuoi Pokémon come vuoi. Questo ci permette ovviamente di andare a caricare il Rayquaza, ma in generale di distribuire quante più energie possibili per cercare di fare quanti più danni possibili e avere i nostri Pokémon sempre pronti per attaccare. Ha anche un attacco, ha un costo di 4 energie, fa 150 e scarta 3 assegnate a lui. Non useremo sempre questo Pokémon, però in alcuni matchup particolari come il Mirror o nel momento in cui non vogliamo perdere due premi, questo può essere un grande aiuto. Gli altri attaccanti che andiamo a vedere sono quelli che in gergo vengono definite Tech, ossia dei Pokémon messi dentro solo ed esclusivamente per andare ad affrontare determinati matchup o determinate situazioni. In questo caso, visto che il Buzzwole la sta facendo un po' da padrone, questa carta dovrebbe affare il caso nostro. 130 di vita, ignoriamo il primo attacco, il secondo invece Powerful Spin, 130 non può attaccare il prossimo turno, ma questi 130 sono esattamente quelli di cui abbiamo bisogno per andare a fare cappone in un colpo sia il Buzzwole che il Gargoyle. Se riusciamo a impostare la partita senza giocare troppe item, questa carta può davvero essere determinante. Il Dead End invece non abbiamo ne fatta, per cui anche qui ignoreremo il primo attacco, ma con due incolore fa 30 se abbiamo un Pokémon elettro in panchina più 30. Questo danno sommato alla choice che ci fa fare 30 danni in più ci permette di arrivare ad avere i 90 danni giusti che ci permettono per mettere KO il Rayquaza debole fata, quindi 90 per 2 debolezza 180. La choice band l'andremo a usare sia col Dead End sia il Beakavolt proprio per andare a fare il KO il Rayquaza in queste situazioni. Ultimo Pokémon, decisamente non per importanza, il Lele. Non abbiamo le Psico, per cui ancora una volta useremo solo uno dei due attacchi. 20 per il numero di energie assegnate a lui e all'avversario. Quindi con il boost di energie fornitoci dal Beakavolt può arrivare a fare anche dei danni interessanti. Ma la cosa più importante è il Wonder Tag, il potere. Quando entra in gioco dalla mano alla panchina, possiamo cercare nel mazzo una supporter che vogliamo e metterla in mano. Questa soprattutto all'inizio ci dà una mano, ci dà un aiuto enorme. Quali carte andiamo a prendere? Molti mazzi giocano il Volkner qua dentro, io ho preferito invece affidarmi allo Steven. Visto che il primo turno, anche il secondo turno, difficilmente andremo ad attaccare con questo mazzo, ci può essere molto più d'aiuto concludere il turno, che è l'effetto di questa carta. Cosa dice? Cerca nel mazzo tre carte che vuoi e mettitele in mano, poi però concludi il turno. Se riusciamo ad avere il Grubbin giù all'inizio e abbiamo davvero tanti modi per andarlo a prendere, lo Steven ci permette di andare a prendere Candy, Beakavolt e chissà, un altro Pokémon base, una supporter. Un bel aiuto, è esattamente la partenza di cui abbiamo bisogno. Le altre supporter oramai le conosciamo, sono sicuramente il Cynthia, Jutsma e Lele. E Lil, scusate, sono le carte con cui mi sento più a mio agio, sono la linea supporter che al momento preferisco. Per andare invece a prendere i Pokémon ci affideremo alla Ultra Ball, alla Nesco e al Mysterious Treasure. Non sto più a spiegare queste carte, confido sul fatto che il video dopo avuto abbiate oramai imparato ad apprezzarne l'utilità, la forza, sono davvero le carte più forti di questo formato. Di nuovo invece cosa abbiamo? Abbiamo la Candy, non abbiamo mai visto un mazzo fase 2 nei video, per cui questo dice scegli uno dei Pokémon base.
e metti direttamente sul fase 2, quindi sostanzialmente ci permette di risparmiare un turno di evoluzione saltando il fase 1, quindi ecco perché non troveremo fase 1 in questo mazzo. Energy Recycler mischia 5 energie base dalla pietra di scarti direttamente nel mazzo. Nonostante di energie ne abbiamo già 14, comunque ci capiterà di usarne davvero tante e questo continuo restituzione di energie sarà davvero fondamentale. Ultima, come sempre, Rescue Stretcher per andare a recuperare quelli che sono i nostri Pokémon che ci è capitato di scartare con il potere di Rayquaza o che ci è capitato finissero KO per un motivo o per l'altro con gli attacchi. Dunque, penso che abbiamo visto tutto, questa è la lista, questo è il mazzo come fatto, andiamo adesso a vedere come funziona. Abbiamo visto la lista, adesso andiamo a vedere come funziona il mazzo. Lo facciamo ancora una volta andando a cercare quelli che possono essere avversari casuali e speriamo di trovare qualcuno che possa essere un degno avversario per questo Rayquaza Recall. Captain AK. Stancia la moneta, persa la moneta. Quanto sei insopportabile, Pikachu. Ho perso la moneta, ma inizio io. C'è quadra che non cosa. Tutto questo, però va bene, lo accetto. Non mi interessa necessariamente attivare il potere di Rayquaza al primo turno, per cui scelgo di iniziarci. Allora, il mio avversario, inizio a pensare che possa avere un mazzo che punta ad attaccare subito. Ok, quindi è un Bulbasaur Garvadore. Questo per noi sarà un ottimo test per capire se il mazzo può avere le giuste potenzialità per giocarsela contro di questo. Dunque, devo stare attento a l'idea qual è? Riuscire a settarsi senza giocare troppe trainer. Quindi Ultra Ball. Scarto una. Potenzialmente complicato. Questa energia mi serve. No, questa energia non mi serve. Prendo Lele, con cui prendo Steven. Risolve. Sì, cerco nel mazzo la supporter, e la supporter in questione è Steven. Ok. Allora, con la Ultra Ball andrò a prendere un Delmise. Ho caramella rara e vica volta per assegnare energie dal mazzo. Per cui, cosa mi serve? Mi serve sicuramente un'altra energia erba. Sicuramente un Guzma per poterlo mandare davanti dopo. E dato che il Delmise può attaccare un turno sì e uno no. L'altro turno attaccheremo nuovamente con Guzma. Ok. Ok, allora abbiamo fatto il nostro turno e siamo quasi settati. Sicuramente andremo a usare Nest Ball e Candy. Quindi 1, 2, 3. Se tutto va come deve andare, dovremmo essere riusciti a fare il nostro turno d'attacco con 3 sole item negli scarti. Ovviamente Rayquaza e Tapu Lele sono Pokémon che subiranno tutta l'ira del nostro avversario, ne siamo ben consapevoli. La speranza ovviamente è quella di riuscire a chiudere tutto il prima possibile senza che questi prendano troppi danni. 50 più 10 di Shrine, lo accetto. Dunque, Candy Vikavolt sicuramente. Dopodiché Nest Ball. Energia al Delmise e le due energie.
1 e 2. La supporter del turno è Guzma e vado a prendere il Diancie. Perché il Diancie? Perché fare questo KO fa sì che tutto il danno che fanno questi puzzle è ridotto e mi dà una grande mano. Ok. Tanti troppi danni grazie alla debolezza. E ahimè la Shrine farà ancora il suo gioco. Dunque, arriva il Garbodor e più avanti sarà sicuramente una di quelle carte di cui dovremo preoccuparci. Per il momento no. Un altro Ranguru e questo Buzzhole ci fa solo 30 danni, quindi di certo non un problema. Dunque, Nespol, vado a prendere un altro del mais. Potere di Vikavolt e abbiamo due energie. Inizio con l'elettro e vado poi con l'erba. Ah no, c'è lui, vabbè. Erba al del mais e elettro all'ele. Non posso attaccare, per cui Guzma, bypassiamo questa possibilità di attaccare e vado a prendere Garbodor. Ritiro, rimando avanti del mais. Power Spruce Spin per il KO! Allora, abbiamo fatto due premi, per cui in questo momento abbiamo attivato quello che è lo Sledge Hammer potenziato del nostro avversario. Noi ovviamente abbiamo due morti che camminano in panchina. Adesso il mio avversario si trova in una situazione in cui deve scegliere. O manda KO la mia ancora arrugginita. Dopodiché io ho ovviamente il KO da ridargli grazie al Vikavolt. Oppure con Guzma va a prendere una delle, dei Pokémon che ho in panchina. No, Tetelizza, ok. Nel frattempo c'ho... I puzzle mi attaccano anche nella vita reale. Martelli. Non mi piacciono per niente quel mazzo, davvero delle carte che possono essere giocate davvero meglio. Ok, un'altra energia davanti. Dopodiché, Slash Dame per il KO. Superflua energia davanti, però. Del mais. Quanti treni abbiamo negli scarti? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Allora, a 6 posso ancora arrivare in realtà. Con la speranza di non dover avere bisogno poi di niente. Recupero di energie e vado a riprendere 5 energie dalla pila di scarti nel mazzo. Dopodiché il mio bellissimo Stroncharge fa il fatto suo. Cynthia! Mischio tutto, pesco 6, spero di prendere qualche Guzma. Che no, non arriva. Però l'energia ce l'abbiamo. Ok, abbiamo passato quello che è un po' il momento critico della partita. Il momento critico perché? Perché da questo momento in poi i Buzzwole avversari non ci faranno così paura. Certo, abbiamo queste creature dietro che stanno pian piano tirando le cuoia, però in generale, a parte il Garbodor che ora è in grado di fare 120 danni, non mi devo preoccupare di nulla in particolare. Il Buzzhole senza il Diancie, senza più il boost di danni offertogli dalle Strong Energy. A meno di non passa a saltare fuori la Beast Energy, anche quella è una. Difficile che possa fare qualcosa per impensierirmi. Ok, Guzma.
Woods mi è andato a prendere il Vikavolt. Interessante. Allora, interessante perché non mi ha dato il KO. Va bene, cosa che invece noi provvederemo immediatamente a dargli. 1, 2. E una terza energia. Tante troppe supporter in mano, diciamo che preferisco Cinzia sto turno. Ok, un Grubby mi è utile. Ritiro molto, molto tranquillamente, molto semplicemente. Io non ho nessuna preoccupazione a scartare tutte le energie, tanto ne ho tante, posso recuperarle, ma soprattutto posso continuare con questa ancora che fa un male boia. Allora, due premi, il mio avversario invece è ancora 5. La Shrine fa male, però è anche vero che se perdi un attaccante ogni turno, forse fa meno male. Dunque, primo Instruct di Ranguro. Allora, sicuramente c'è da dire cosa. La versione che sta giocando il mio avversario non è la versione migliore di quel mazzo che potevamo andare a beccare. Così come il mio avversario ha fatto molte giocate discutibili. Queste partite però non servono per fare vedere, per dimostrare che questo mazzo è il migliore in assoluto. Serve soltanto per dimostrarvi che questo mazzo è forte, gira bene e ha delle ottime potenzialità. Questo è il mio interesse. Dunque, energia davanti, energia dietro. Io non posso attaccare, non per questo però mi fermo. Ritiro, quindi il nuovo del mais è pronto. Powerful Spin. 130 per il capo, mi porta un premio. Allora, quasi mi trovo nella situazione di sperare che lui metta a capo questo Rayquaza, così posso giocare Lele e andare a prendere il Guzma. Io comunque adesso. Ma perfetto. Non capisco bene questo accanimento nei confronti di questo povero Vikavolt, visto che il Demise ora può fare il capo. Però, mi va bene. Una cosa che potete notare, rispetto ad altri mazzi, questo mazzo gioca meno supporter. Questo perché? Perché l'idea è che una volta che si ha il Vikavolt carico, questo mazzo possa andare tranquillamente come un treno e fare tutto quello che gli serve. Anche se vedete, io non ho giocato tante supporter nel corso di questa partita. Ciò nonostante, ho sempre avuto tutto quello che mi serviva. 130 Power Spool Spin per l'ultimo KO. Vittoria. Eccoci arrivati alla fine di un altro video. Spero davvero che il mazzo vi sia piaciuto e per qualunque domanda o dubbio a riguardo non esitate a contattarmi. Questa settimana, tra l'altro, è uscita anche l'intervista che i ragazzi di Nintendo mi hanno fatto. La trovate disponibile sulla mia pagina Instagram e Facebook. Grazie a tutti di avermi seguito. Mettete like al video, iscrivetevi al canale. E ci rivediamo come al solito in streaming o pronti venerdì con il prossimo video. Ciao a tutti!